Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi le lampadine Bolt usate in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Potrai adesso accedere alle lampadine dei fari. Per far durare di più le lampadine, ti consigliamo di non toccare mai il vetro con le dita, o se lo fai, di pulirlo bene con carta assorbente prima di rimetterle a posto. Per cambiare le lampadine degli abbaglianti, rimuovi la copertura dal lato della calandra. Per sostituire la lampadina H7 degli abbaglianti, afferrare il terminale di alimentazione nero ed estrarlo. Poi stacca la lampadina. Prendi la nuova lampadina. Monta la nuova lampadina stando attento alla posizione della sua linguetta di guida. Poi premi per bloccarla nel suo alloggio. Riattacca il connettore. Per sostituire la lampadina della luce di posizione, rimanere nello stesso vano. Afferra il connettore elettrico nero e tiralo. Per estrarre la lampadina, basta tirarla. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Rimetti la lampadina nuova nella copertura e inserisci il tutto nel faro. Rimetti la copertura in plastica. Per sostituire le lampadine H7 degli anabbaglianti, rimuovere il coperchio lato carrozzeria. Afferra il connettore nero e tiralo per disconnetterlo. Poi stacca la lampadina. Prendi la nuova lampadina. Monta la nuova lampadina stando attento alla posizione della sua linguetta di guida. Poi premi per bloccarla nel suo alloggio. Riattacca il connettore. Rimetti la copertura in plastica. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Justool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.